tante sue parole. Grazie, era un po' un intervento poi nell'antesimo, uno di preconfezionato, diciamo così, effettivamente noi ragioni amanti siamo un po' noti qui, come dire, risparmiamo tutte le parole, se non riusciamo a risparmiare tutta l'energia, non riusciamo a produrre energia. In effetti non è proprio così, diciamo che sul risparmio siamo attivi, o almeno ci siamo riattivati a partire dal 2000, abbiamo portato avanti un programma di risparmio energetico e di circolazione della fonte rinnovabile. Stiamo per completare un piano energetico regionale, sarà approvato, si spera, entro la legislatura regionale, come sappiamo che esce il 3 marzo 2025, e compiamo quindi, una volta approvato quel piano, di riprendere una serie di autorizzazioni almeno per quanto riguarda gli impianti di energia rinnovabile. Abbiamo fatto una scelta di questo piano, che è un po' una sfida effettivamente, di puntare, un po' come molto operatori hanno parlato ieri, di puntare sulla cosiddetta microcogenerazione diffusa, che effettivamente è un sistema un po' nuovo, non nuovo nel senso che è un sistema acquisito, già l'industria da parecchi anni, secondo collaudato, ma effettivamente poco applicato. Noi contiamo più su quello che non sulle centrali, diciamo così, di media taglia sul ciclo combinato, pur riconoscendo la piena validità di queste centrali. Questo è per quanto riguarda il settore elettrico. Ovviamente, consapevoli di questa scelta, con sfide, che le sfide si possono anche perdere, ci siamo dati un impegno su una legge che uscirà più presto, essendo agganciata alla finanziaria regionale, quindi diciamo sia un articolo di legge che uscirà più presto, in cui ci impegniamo a rivedere questo piano nel giro di 2 anni, perché se in 2 anni effettivamente si vede che tutte queste ipotesi, diciamo, si vengono lì presentate, disposte, non dovessero partire, e allora bisognerà fare, come si dice, macchina indietro e tornare a poter ospitare almeno una centrale di media taglia. Teniamo conto che la Drenata è una regione piccola, una regione con 1,5 milioni di abitanti, io dico sempre facciamo un quartiere di Roma, grosso modo, ma i consumi elettrici ormai siamo sulla media nazionale. Fino a 7-8 anni fa avevamo un consumo pro capite inferiore alla media nazionale, ma c'è stato proprio negli ultimi 5-6 anni un incremento altissimo, un indice di crescita di consumo molto, molto elevato, per cui abbiamo praticamente superato la media nazionale. E, come detto ieri, qualcun altro meglio di me ha spiegato che la media nazionale è inferiore alla media europea. Questo in effetti è un dato che poi ci preoccupa, perché significa che i consumi di energia elettrica tenderanno a crescere, anche in futuro non tenderanno a scendere. Questa è un po' diciamo così, la situazione. Anche però devo dire che negli altri settori invece è messo abbastanza bene, ha una rete di metallizzazione, questo che completa, con l'ultimo programma di metallizzazione che abbiamo attivato nel 2001 e nel 2002 per i comuni montani, i comuni non metallizzati rimangono veramente pochi, secondo le dita di una mano. Abbiamo una raffineria che, pur importante proprio dall'estero, perché però purtroppo ne produciamo molto poco, a livello nazionale sappiamo, la produzione nazionale è poco, il 4-5%, non so se la Regione di Luce può dare dati un po' più aggiornati, ma pare che quando ero io al Ministero i valori erano quelli. Per il resto, vi dicevo che la raffineria, pur importando dall'estero, copre in effetti, cioè produce, ha una produzione che supera il fabbisogno della regione. Quindi, come infrastrutture siamo messi ancora in maniera insufficiente per quanto riguarda il settore elettrico, ma abbastanza sufficiente o in qualche caso superando per quanto riguarda gli altri settori. Io vi ringrazio, mi associo alla richiesta che abbiamo fatto ieri come regione, soprattutto se leggete il documento, gli ultimi punti, sono stati aggiustati, vale, arrivati ieri mattina, che abbiamo avuto un preliminare con l'assessore, e l'interesse della Regione Marche e per tutte le regioni d'Italia sicuramente è quello di rispettare il protocollo di Kyoto. Ci riagganciamo sicuramente a quello, perché effettivamente sarà il lavoro quotidiano su cui saremo chiamati a intervenire con maggiore intensità. Grazie.